Ebbene sì, siamo arrivati all'ultima puntata. Il come traguardo, tutte le cose il belle, traguardo. Anche Circus è arrivato al termine. E siamo qui, sempre collegati dalla Polisportiva Messina di Fiumara Guardi, con una ospite che ci consente di concludere in bellezza la nostra trasmissione. La professoressa Simona Moraci, scrittrice, giornalista, che oggi dialogherà con noi e ci racconterà un po' di sé. Simona, cosa ci vuoi raccontare della tua esperienza di giornalista? Considera che la scuola sta iniziando ora, quindi proprio... Ma non parlavo dell'aspetto professionale, no, parlavo di Simona, scrittrice, giornalista, okay. Proprio recente usa una pubblicazione come un pesce sugli scogli, edito da Morellini, che è un romanzo di formazione. E quindi è uscito da poco e devo dire siamo stati già in giro e saremo ospiti di diversi festival nel corso dell'anno e mi dà modo di parlare degli adolescenti perché da insegnante ormai da diversi anni è un tema che mi pare non è la prima volta che affronti l'avevo affrontato anche con 200 giorni di tempesta perché io ho insegnato per tanti anni in quartieri a rischio e quindi questi libri raccontano anche un po' quello che è il disagio giovanile, che poi insomma è un disagio trasversale alle classi sociali, insomma gli episodi di cronaca purtroppo ci fanno proprio comprendere. C'è una domanda che spesso ci facciamo dall'esterno della scuola, anche perché alla luce di certi fatti di cronaca, chiaramente attenzione, la cronaca non è che vive soltanto dei ragazzi, la brutta cronaca, la cronaca nera nasce dalla nostra società, ma parlando di giovani, che sta succedendo, si chiede la gente, ai nostri figli, al mondo giovanile? Ma io credo che ogni generazione incontri delle difficoltà, no? Perché l'adolescenza è una terra straniera per definizione. Io credo che i giovani oggi siano un po' più accelerati, nel senso che è questa società in cui la rete è veramente diventata una prigione, è una società che non lascia lo spazio della riflessione. Per cui non c'è il senso dell'attesa, non c'è il senso della riflessione e quindi non c'è modo di elaborare. Quindi mi confermi che la rete condiziona parecchio i movimenti, non solo del singolo, ma proprio dei gruppi, del mondo giovanile in generale. Ma io credo che condizioni anche gli adulti. Sì, vabbè, questo certo. Io credo che la rete sì, effettivamente, bisogna saperla gestire. Molto spesso l'adolescente che già, ha 11-12 anni, usi social, un telefono e lì non sappiamo perché il web è un luogo, direbbe Marco Gé, cioè un posto in cui tu non sai effettivamente, non crei relazioni vere, per cui tutto diventa... non vere, non dico false, condizionano la crescita dei nostri ragazzi. Io faccio un esempio in questi casi, cioè quando eravamo giovani e non c'erano i social, tu a un certo punto ti chiudevi nella tua stanza ed eri solo con un libro, eri solo con un disco, salutavi la mamma, il papà, ma eri solo. Oggi ti chiudi nella tua stanzetta e sei col mondo. Ah, sicuramente. Con un mondo che ti dà chiaramente contributi positivi, ma anche negativi. Ma io credo che in questo senso faccia molto la famiglia, la scuola. Io ho sempre creduto, ma anche lavorando in quartieri difficili, che la scuola può salvare ed effettivamente la scuola può fare tanto. Anzitutto però può rendere sereni. Mi devi perdonare, io farei un passetto indietro, perché tu da docente, che sicuramente le tue attività che trasversalmente caratterizzano la tua quotidianità, diventi scrittrice, giornalista. Come hai abbracciato questo mondo e perché? Come è nata questa passione? Raccontaci un po' di questo. Ma io credo in fondo che la scrittura sia la mia passione e l'ho dimostrato facendo la giornalista e ho cominciato a fare la giornalista, insegnato dopo. Quindi è un processo inverso. Perfetto. E io credo che ognuno di noi effettivamente insegni quello che è. Quindi tutta la mia esperienza di scrittura che porto dal giornalismo in 20 anni di professione, l'esperienza proprio di scrittrice e infine quella di insegnante. Cioè, per me sono tanti volti. È un mix. Sì, però sono tanti volti di me stessa. Bello. Tanti volti di te, però sei tu. Però sono io, sì, nell'insieme sono io. La Simona docente, la Simona giornalista, la Simona scrittrice. Però a tale proposito, ecco, ti voglio fare una domanda. Ovviamente tu sei avvezza a scrivere, scopriamo l'America, ovviamente, no? Però tu mi insegni che la scrittura giornalistica è talvolta molto differente dalla scrittura, diciamo, tra virgolette, del libro, perché come tu ti esprimi in un romanzo, magari non lo fai con l'articolo.
Ecco, come si sposano queste Sono approcci diversi alla comunicazione, perché ovviamente il giornalista cerca la notizia, dalla notizia, almeno un tempo era così. Quando sono cresciuta io giornalisticamente, noi facevamo questo, considera che allora non c'era il giornalismo online, quindi noi eravamo proprio sulla carta stampata. Telefono. Ma come è nata questa passione? Ma c'è sempre l'hai sentita in questo momento, Simona, raccontaci. Allora, vi svelo una cosa. Ok. Parla tu delle... Io sono l'ultima di una grande famiglia in cui ci sono due sorelle e un fratello, e quindi il mio amore per la scrittura in realtà è stato all'inizio un amore per la lettura. Okay. Nei comodini della famiglia, dai miei genitori alle mie sorelle, mi facevano libri, e io quindi ero bambina e andavo a rubacchiare un po' qua e un po' là. Così mi sono innamorata di Jane Austen. Mi sono innamorata di Dorian Gray, tutto in maniera naturale. Sì, e quindi leggendo, poi a un certo punto, tutte queste emozioni che io provavo nel leggere, ho pensato, ma voglio raccontare anch'io, cioè voglio far sì che anche le persone si emozionino come mi sto emozionando, perché il libro è un viaggio in un altro universo. Ma quanto è difficile per un giovane che intraprende questa carriera? Io dico, per carità, tu poi hai intrapreso anche il percorso di docente. Ma se uno volesse vivere di scrittura? È difficile. È qui. Un conto alla passione basta. Per carità. Ma che diventa la tua attività, diciamo, il tuo fulcro? Ma io credo che il mondo editoriale è un mondo difficile sicuramente. È un mondo in cui non sempre il talento viene premiato. Bisogna avere anche una piccola dose forse di fortuna, i passaggi giusti. Io devo dire che in questa mia carriera di scrittrice fino ad ora sono stata fortunata perché il mio terzo libro, che poi quello insomma che tutti conoscono, è 200 giorni di tempesta, è arrivato allo Strega grazie ad Aldo Cazzullo, insomma, che l'ha notato. Simona ha delle pubblicazioni importanti, quindi... Poi il secondo invece è stato proprio l'altro libro, L'Eterna, è stata una favola che io mi sono raccontata, perché 200 giorni di tempesta, che parlava di scuola rischio, di tanti argomenti che per me sono stati difficili anche da raccontare, avevo bisogno di una pausa, e quindi L'Eterna è la mia fiaba gotica, ambientata a Parigi, è un noir, e invece poi Come i pesci sugli scogli ci riporta tutti indietro ai tempi del liceo. Quindi io sono in doppia veste, cioè sono un po' i miei ricordi, un po' la mia esperienza con ragazzi difficili, con i miei alunni, e un po' invece è anche, diciamo, la Simone insegnante, no? Ed è un omaggio ai miei professori, infatti il libro è un omaggio ai miei professori che mi hanno incoraggiata tanto, soprattutto nella scrittura. Un episodio bello della carriera di insegnante, un episodio indimenticabile. Quando giochi in casa. Ma perché succedono delle cose veramente particolari che magari non vengono comunicate. Noi comunichiamo le cose negative, no? C'è la cronaca. Questa nera. È la domanda che emerge come docente. Però ecco, mi piace, vero, perché Giovanni? Tra l'altro vedo Simona, cioè si capisce che tu vivi la tua attività a 360 gradi, il docente, il giornalista e la scrittrice naturalmente. Ecco, un episodio che tu vuoi, che ti ha colpito in positivo. No, cioè sono tantissimi, te ne racconto due brevi. Io avevo questo bimbo che era piccino, era una prima media, quindi voi immaginate 10 anni, tra i 9 e i 10 anni. Proprio... Tra l'altro ero un bimbo all'inizio abbastanza schivo, io non avevo capito perché fosse così, poi mi sono resa conto che pur essendo arrivata in prima media aveva difficoltà con la scrittura, ma proprio con le paroline. Un giorno io ho detto, scendo un attimo giù, erano con l'altro collega di sostegno, ho detto scendo un attimo giù, prendo le casse, le attacchiamo al computer così vediamo un film assieme e poi lo commentiamo. Allora questo bimbo che era sempre, dice vengo anch'io. Allora, però era sempre molto distante, appena siamo usciti mi ha preso la mano, abbiamo fatto tutte le scale assieme, siamo risaliti, quando siamo arrivati di fronte alla porta mi ha detto e ora ti lascio perché sono homo. Bello, assolutamente. Però ecco, per me è stato lì, ho capito che ero riuscita, era una classe abbastanza, pur essendo una prima abbastanza difficile, però la ero riuscita in qualche modo ad arrivare affettivamente, perché molto spesso è questo di cui loro hanno bisogno, perché sono delle situazioni veramente molto difficili. E lui l'ha
Quindi si è instaurato poi questo rapporto molto molto bello e lui è diventato collaborativo. Ecco, in questo momento di inizio dell'anno scolastico, se tu dovessi salutare i colleghi e anche chiaramente i ragazzi che poi sono il fulcro della scuola, facciamo finta che sei un provveditore, ecco. Cosa diresti? Lo auspichiamo. Cosa diresti? Ma io direi di essere sereni innanzitutto e di vedere lo studio come qualcosa, come una scoperta continua. E questa è la passione. Io quando per esempio io insegno storia tra le materie che insegno, lettere, e io dico sempre che studiare storia è come viaggiare nel tempo. Cioè se tu riesci diventa un viaggio meraviglioso. Per cui e conoscendo la storia capisci meglio quello che succede ai giorni nostri. Cioè, loro riescono, io alle volte riesco con i ragazzi a fare, noi facciamo tanti laboratori perché ormai la scuola è anche questo, cioè magari lavoriamo molto sul problem solving, però ecco, riusciamo alle volte a immedesimarci anche in situazioni passate come le lettere dal fronte, e allora quando loro capiscono cosa hanno provato i loro bisnonni andando in guerra, ecco, quella è un po' la magia della storia, quella di farci viaggiare. Per cui direi loro i tuoi libri, però perdonami, diventano anche dei corti, diventano anche delle rappresentazioni teatrali, cinematografiche, è vero Simona? Cioè, questo è, mi pare un qualcosa che tra l'altro tu abbia anche evidenziato come passione per il teatro, eh? Sì. C'hai una passione per il teatro? Sì, sì, ho una passione per il teatro, ora stiamo cercando, insomma, ancora siamo di fare un adattamento, però ecco, uno dei sogni per chi scrive solitamente è anche questo, cioè di vedere trasposta su un'altra forma d'arte, di scrittura, no? Perché tu passi, come si passa dal giornalismo al libro, tu passi dal libro alla sceneggiatura, ecco, perfetto. Che è un'altra specie di magia, cosa, no? Certo, cioè, per chi scrive anche quello è bellissimo, perché tu cominci a parlare un altro linguaggio. Tipo una concretizzazione. Sì, ma è un altro linguaggio con cui tu racconti la stessa storia. Quindi cambi registro, anche quello è bellissimo. Per cui sì, è uno dei miei grandi sogni è questo, riuscire ad adattare. Comunque il soggetto protagonista dei tuoi libri, dei tuoi romanzi, è comunque il giovane, i giovani. Dico bene? Sì, molto spesso sì. Cioè, sono gli adolescenti, sono un po' i professori, perché poi questa mia vita da professore, diciamo, ha cambiato molto. Ha cambiato molto me, non sono più la stessa. Dal primo giorno in cui sono entrati in una classe, è stato tutto diverso. Poi le scuole, diciamo, difficili, è stato veramente ti fortificano, è tempestoso, però poi l'affetto che torna indietro è straordinario. Questa è una bella frase, è vero, l'affetto che ti torna indietro in generale è bellissimo, ma quando avviene in una cosiddetta scuola a rischio, anche se è una tradizione che io non amo, devo dire la verità. Sono scuole di quartieri difficili. Sì, sono i quartieri difficili, cioè, però anche lì c'è un'umanità che l'insegnante deve avere anche la capacità di estrapolare, di farla venire fuori, perché comunque ci sono delle realtà familiari difficili, il ragazzo magari prima di aprirsi ha bisogno un po' di tempo, deve trovare fiducia nell'adulto, in quell'adulto che all'inizio magari identifica con l'ambiente familiare, che può essere un po' ostico, un po' difficile, e poi man mano naturalmente. Ma sai qual è il problema reale? Essere... Che se tu non sei abituato a ricevere affetto, non lo riconosci. Cioè, un ragazzino che è abituato. Dice, questa che vuole. Alle urla, certo. un linguaggio violento, nel momento in cui tu sei dolce, lui rimane smarrito. Certo. Perché non è abituato a ricevere affetto, non sa neanche come. Un po', Simona, come il cagnolino. Che subisce violenza, poi ti avvicini tu, gli vuoi fare una carezza e lui si sposta perché magari non è abituato a quel genere. Io però devo fare la domanda naturalmente la solita, quella di che, anche la, che anche l'ultima, perché stiamo per concludere. Siamo per concludere, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Il sogno nel cassetto di Simona Moraci. C'è un sogno nel cassetto. Io devo dire che già i miei libri, mia figlia. Dico, io vedo tanti miei sogni che si sono realizzati da bambina, certo ce ne sono sempre di nuovi, no? Ma c'è un progetto immediato che magari vuoi condividere con noi in qualcosa? Io sto lavorando un libro nuovo che mi impegna molto, perché è anche un po' un viaggio nelle radici, non solo della mia famiglia. Ci anticipi qualcosina? Ancora è proprio nebulosa. È in embrione. Tra qualche mese. Sono qualche mese. I personaggi all'inizio, un po' pirandelliana questa cosa, ma sono tutti aggrovigliati nell'autore. A un certo punto si staccano e cominciano a vivere. Ecco, quindi in questo momento sono aggrovigliati. Quindi nell'attesa del prossimo romanzo speriamo di rivederci con Simona. Grazie. Per poter parlare di questa nuova creazione.
Io dico, Giovanni, che ci siamo arrivati, possiamo salutare i nostri telespettatori? Allora, siamo alla conclusione del ciclo, non della puntata, e visto che parli sempre di sogni nel cassetto, diciamolo, tu avevi un sogno nel cassetto, quello di fare programma. La trasmissione è volontaria. E ci sei riuscita per 13 settimane, abbiamo coperto questa fascia estiva, siamo arrivati a fine settembre. Simona, ciascuno ha i suoi sogni, no? E quindi a questo punto ci sono i saluti finali e i ringraziamenti che chiaramente facciamo in maniera molto breve. Intanto il sogno del cassetto che si è realizzato con Jenny, la produzione, in particolare Francesco Parasforo che cura tutti gli aspetti del programma e non solo, la Polisportiva Messina che ci ha coccolati, ci ha dato questa possibilità meravigliosa. Ora siamo un po' all'imbrunire, ma non siamo più in piena estate, però questa piscina è stupenda e noi abbiamo vissuto anche l'ambiente della piscina, le urla, i ragazzini. Oggi chiaramente siamo a fine settembre, quindi ormai c'è poca roba, però è stata una bellissima esperienza anche da questo punto di vista umano, proprio perché c'è stata parecchia gente e noi siamo stati veramente coccolati dalla Polisportiva Messina. Ringraziamo anche il presidente, che assolutamente, è Massimo Giacoppo, ma non solo Massimo, che abbiamo intervistato nella prima puntata, ed era doveroso, ma non solo lui, perché c'è uno staff comunque che ruota intorno alla figura di Massimo. Ringraziamo Simona Moraci, ma con Simona non li elenchiamo, ma non perché sono tanti, sono 13 in tutto, perché ne potremmo dimenticare qualcuno e mi darebbe fastidio. Tutti gli ospiti che hanno caratterizzato questo ciclo, vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, magari con l'inverno faremo qualcosa di diverso, sicuramente non all'aperto. E grazie naturalmente soprattutto a chi ci ha seguito, perché è stata una scommessa, il tuo era un sogno del cassetto, forse anche il mio, ma sicuramente una scommessa, lo dico per farla contenta, sicuramente però una scommessa che però ci sta confortando, perché stiamo avendo, come dire, dei riscontri, e non solo in termini prettamente numerici, quei numeri che comunque il web ci aiuta parecchio, perché più che il digitale da questo punto di vista è un tribunale, sì o no, non c'è niente da fare. Probabilmente non siamo al sì, ma nemmeno al no. Diciamo che ne stiamo uscendo in maniera dignitosa. Ma soprattutto abbiamo concluso in bellezza. Quindi grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci rivediamo. E più presto ci rivediamo. Grazie. Ciao.